Questa nuova festa dei nocciolini è una festa che noi abbiamo voluto sviluppare con continuità e quindi sarà assolutamente, darà continuità alle edizioni precedenti, con un grossissimo sforzo organizzativo, perché comunque è una festa sicura come lo è stata l'anno scorso e noi rispetteremo tutte le normative anti-Covid, ma è comunque una festa di alta qualità e con delle innovazioni, perché comunque ogni anno noi vogliamo cercare di migliorare il livello qualitativo dell'evento, per cui oltre al tradizionale la tradizionale piazza con i produttori e con gli show cooking, oltre al mercato di specialità enogastronomiche in via Torino e all'area dello street food che da qualche anno è così posizionata in via Po, abbiamo quest'anno degli eventi interessanti e nuovi. Per esempio abbiamo l'area del Gioca Chivasso, questo festival del gioco intelligente che sarà presente nella parte terminale di via Torino verso lato ospedale, tanto per intenderci, e poi ci sono alcuni eventi, tipo un evento sul gin che con grande piacere abbiamo allargato a tutti gli esercizi pubblici e alla ristorazione, per cui nella stessa giornata, quella di domenica, in concomitanza con l'evento in Piazza della Repubblica e con il tema sul gin, molti esercizi pubblici presenteranno delle ricette a base di gin. Questo ci fa molto piacere e significa creare sinergia con le attività commerciali di Chivassese. E poi abbiamo questi ospiti incredibili per la festa, per la premiazione dei nocciolini d'oro, nocciolini tola e per quest'anno anche il nocciolino di diamante, perché oltre al meritatissimo premio che abbiamo assegnato ad Adolfo Zagatti del nocciolino d'oro, a Pecco Bagnaia abbiamo assegnato per il lustro che sta dando alla città il premio del nocciolino tola, e per la carriera e per la sua sempre vicinanza alla città di Chivasso, Simona Ventura riceverà per questa 25esima edizione un premio una tantum che abbiamo pensato premio della 25esima edizione come nocciolino di diamante. Dopo 25 anni la festa dei nocciolini è ancora comunque un momento importante per la città, come lo sono le feste nelle nostre città, perché hanno un radicamento di storia, di economia e non solo, ma anche di attrazione e naturalmente di movimento, di movimentazione per una città come Chivasso. Quindi è assolutamente importante, il coronavirus ha sospeso questi eventi per lunghi mesi e quindi adesso ancora di più c'è la volontà di ricominciare a vederci, di ricominciare quest'anno poi anche proprio per i 25 anni, 25esima edizione, sono stati fatti sforzi importanti, abbiamo avuto naturalmente l'aiuto dell'amministrazione comunale come sempre, ma il direttivo di Chivasso con il suo presidente Giovanni Campanino, con il direttivo come Barbara Ferro hanno lavorato benissimo. Quest'anno, come voi sapete, arriveranno anche degli ospiti illustri, perché è una festa che vuole anche ricordare le persone che hanno lavorato, quindi nelle attività commerciali, hanno lavorato tanti anni in questa città dando lavoro, dando servizio ai cittadini, dando quella qualità di vita che non vogliamo disperdere, che speriamo non si disperda, ma è sicuramente in questo momento a rischio, e lo si vede dai numerosi negozi vuoti, chiusi. E quindi questo è di nuovo anche per riaffermare che c'è un'economia importante, che è poi quella che fa l'accoglienza, dà la qualità di vita anche ai cittadini. E poi c'è questo prodotto con i pasticceri, i nocciolini, che sono conosciuti veramente, non voglio dire in tutto il mondo, perché non voglio montarmi la testa, non dobbiamo montarci la testa, ma sicuramente ha avuto degli sponsor così importanti in questi anni, che veramente i chivassesi spesso sono identificati, ah sì, la città dei nocciolini, ecco, quindi è un prodotto importante che dobbiamo esaltare, perché è il prodotto di promozione della nostra città. È una festa importantissima, è una festa nella quale si riparte
cerca di ripartire con il commercio locale, si cerca di rimettere le basi puntando a quelle che sono appunto le eccellenze dei nostri negozi, dei nostri territori, le prelibatezze dei nocciolini, e poi c'è anche una bella carreggiata su quella che è la nostra città, la bellezza dei nostri negozi, del nostro centro storico, e poi ci sono questi giochi intelligenti, ci sarà anche un presidio slow food e ci sarà anche poi nel pomeriggio appunto le varie premiazioni, il nocciolino di oro, il nocciolino di pola e quest'anno anche le noccioline di diamante. Dal 24 al 26 settembre c'è la festa dei nocciolini a Chivasso e il 25 ci sono anch'io con uno show cooking pazzesco alle ore 18. Finalmente ci potremo incontrare di persona. Si risale sul palco, quindi non mancate assolutamente. Sarà una grandissima figata. Ciao!